Mancano poche ore all'inizio dello Skyfall Weekend a Venezia e per l'occasione, oggi in un'altra sede segreta, abbiamo un ospite molto molto speciale. Francesco Prando, ciao! Ciao! Che emozione è stata nella tua carriera il fatto di doppiare la famosa frase Bond, James Bond? Beh, Bond è un'icona del cinema, quindi inevitabilmente non possiamo dire che è un punto d'arrivo in una carriera, perché le nostre carriere non hanno punti d'arrivo, sono sempre in evoluzione, però insomma, arrivare a poter dire una frase del genere è emozionante da un certo punto di vista. Quando si tratta di film di questo tipo, a differenza di altri, vengono fatti praticamente dall'inizio alla fine. E quindi io, per quanto riguarda Casino Royale, ho dovuto aspettare tutto il film per poterla dire, perché la frase è l'ultima frase del film. Esatto. E quindi, arrivati alla conclusione del film, eravamo proprio alla fine, siamo arrivati al momento cruciale di dover dire questa frase. Non è stato facile, sembra una frase normale, semplice, però è densa di significati, quindi ha una storia. Una storia, un fascino particolare, quindi... Ho avuto un approccio abbastanza difficoltoso, poi ovviamente si riprova, non è che viene buona subito, però insomma poi quando è venuta bene abbiamo brindato anche alla fine del film. Una delle scene più belle di Skyfall è il primo incontro tra Bond e il tradito Silva, interpretato da Javier Bardem. Tu e Roberto Pedicini, il doppiatore di Silva, avete doppiato assieme o a piste separate? Abbiamo doppiato insieme. C'è una piccola differenza rispetto a prima, perché ci sono delle distribuzioni che preferiscono doppiare, appunto, come dici tu, sì, separati. Noi le chiamiamo appunto a colonne separate, cioè prima c'è uno che fa tutta la sua parte e poi magari dopo arriva l'altro e si aggancia, diciamo. Okay. Sì, sì. In questo caso invece questa distribuzione, la Warner ha voluto che doppiassimo tutto insieme. Quindi tutto il film è stato fatto sempre tutto insieme, cioè non ci sono state mai colonne separate, abbiamo sempre parlato rispondendoci, però c'è una particolarità, per un problema di mix, sì, per avere comunque delle piste separate, noi provavamo sempre tutte le scene insieme, sì, però ognuno incideva la sua pista. Ah, ok, quindi incidevamo uno per volta, okay, subito dopo incideva l'altro. Sì. Si accoppiavano le due cose e si risentiva, anche per capire se c'erano i giusti portati, i giusti volumi, il giusto timbro, perché ovviamente la difficoltà della colonna separata sta proprio in questo, no? Cioè riuscire a rendere il luogo, nel senso di avere la stessa emissione, perché c'è sempre il pericolo che magari uno timbra di più, uno timbra di meno, quindi magari si è poco livellati sui volumi. E allora questo fa sì, doppiando insieme, di avere praticamente una risposta immediata sulla scena e soprattutto sull'eguaglianza del tipo di emissione e del tipo di timbro. Molto interessante. Hai usato una particolare preparazione nell'approcciare Daniel Craig nel doppiaggio? Ma ovviamente col nuovo James Bond, con l'avvento di Daniel Craig, c'è stata una svolta totale, praticamente epocale sicuramente. Quindi pensare magari a doppiatori passati, a interpreti passati, poteva essere addirittura fuorviante, poteva essere negativo proprio per la riuscita del personaggio. Quindi siamo partiti praticamente da zero. Noi su film del genere, poi per la privacy, per la pirateria, c'è una grossissima attenzione, quindi il film non l'abbiamo potuto vedere prima. Io, il direttore sì, il direttore di doppiaggio, Sandro Acerbo, ovviamente l'ha visto prima. Però io non l'ho potuto vedere prima, quindi ovviamente un attore che si approccia all'improvviso con un personaggio che vede la scena per la prima volta si affida totalmente al direttore, che sa del film, sì, che lo conosce, sì, che ha parlato con il responsabile dell'edizione, il responsabile in questo caso della Warner, con cui hanno già discusso e hanno già praticamente delineato un po' la linea da seguire, no? E io mi sono praticamente affidato a Sandro, con cui abbiamo lavorato insieme tantissime volte, c'è una grandissima stima reciproca, quindi da lì si è partiti, poi piano piano cercando di
delinearlo nella maniera migliore, trovando un timbro giusto, trovando un'espressività di un certo tipo, tanti piccoli particolari che poi piano piano con la lavorazione andando avanti si sono tutti quanti messi a posto. E non è raro che in film del genere, soprattutto, e qui è successo, che alla fine del film si rifanno i primi 5, 6, 7 anelli, proprio perché uno ha trovato la chiave giusta, siamo riusciti a trovare quello che volevamo, e magari nelle prime scene c'era ancora questo tentativo di ricerca, no? Allora si rifanno i primi anelli per... Ah, si torna indietro, quindi si ripete? La prima parte, insomma. Ma chi ha l'ultima parola sull'interpretazione del personaggio, di un personaggio che tu doppi? E può essere da Bond a questo? Certo, sì, il direttore assolutamente. Il direttore è responsabile di tutta l'edizione, a lui si affida la distribuzione, che magari viene fatta la distribuzione degli attori, dico, dei personaggi ai vari doppiatori, e magari discutendone anche appunto con i responsabili della distribuzione, però alla fine l'ultima parola è del direttore. È importante che ci sia stima reciproca, proprio perché uno può affidarsi, e secondo, la stima reciproca vuol dire che anche il direttore può recepire da parte di chi invece doppia l'attore dei suggerimenti che possono essere giusti. Quindi è comunque un lavoro che si fa sempre con un'unione di intenti e cercando di perseguire lo stesso obiettivo, che quella è la cosa principale, e quindi è un lavoro comunque di equipa. Questa è la cosa. La casa di produzione chiede mai di poter visionare durante la lavorazione le fasi del film? Noi avevamo il responsabile Jeff Davinson sempre in sala in ogni turno. Quindi a questo livello c'è sempre Jeff Davinson. Dicevi, è della Columbia, lui è Columbia. Però poi quest'anno c'è stato in mezzo alla Warner, quindi insomma ci sono stati un po' di piccoli cambiamenti. Però comunque lui segue praticamente, se non mi sbaglio, quasi tutte le edizioni europee. Quindi è presente. Lui parla perfettamente qualunque lingua. Ci sono state pressioni particolari da parte della produzione durante la lavorazione di... No, pressioni particolari non ce ne sono. Una volta decisa la distribuzione, che ti ho detto, si decide comunque insieme, non ce ne sono. C'è un confronto giusto, un confronto costruttivo per cercare di ottenere ovviamente il meglio, insomma. Ma pressioni assolutamente. Hai doppiato tantissimi grandi attori, da Keanu Reeves a Guy Pearce, a Daniel Craig, insomma, sei conosciutissimo anche non solo al cinema, per quanto riguarda il cinema, anche nell'ambito pubblicitario. Però qual è stato l'attore che ti ha impegnato di più in fase di doppiaggio? Guarda, il livello degli attori americani è altissimo, è veramente incredibile. Hanno una meticolosità, la maggior parte di loro, ma insomma, parlando di film di circuito cinematografico, diciamo quasi tutti hanno veramente un talento incredibile. C'è uno studio del personaggio meticolosissimo, quasi maniacale, quindi alla fine è difficile trovare qualcuno che non ti mette in difficoltà. Devo dire che quello che... con cui ho fatto più fatica è stato Tom Hanks in Salvate il Soldato Ryan. Tom Hanks è un attore pazzesco, di una difficoltà, perché è un attore di una grandissima profondità, un attore che parla con gli occhi, un attore che ha nella semplicità proprio probabilmente la sua dote migliore. Quindi per cercare di rendere questa complessità di emozioni e di sentimenti che c'erano in quel film con la sua semplicità è stata probabilmente la cosa che mi ha messo più in difficoltà. Poi certo, si lavora sempre insieme al direttore, quindi alla fine si riesce, penso, a raggiungere il risultato voluto. Però non è facile. Raccontaci qualche aneddoto che è successo durante la lavorazione, per il doppiaggio di Skyfall. Un aneddoto divertente, così, qualche retroscena così particolare, sai? Stai tante ore in sala doppiaggio, capita, no? Il film dura tanto, insomma, quindi poi quest'anno, ti ho detto, abbiamo lavorato tutti insieme, quindi è capitato spesso e volentieri. L'atmosfera è sempre molto, molto bella, molto, molto rilassata e allo stesso tempo estremamente concentrata, perché la professionalità di questo ambiente, dei doppiatori, è veramente altissima. Quindi quando si sta là, si lavora, si pensa al film,
essendoci un'atmosfera comunque rilassata, insomma, che secondo me giova anche al risultato. Un aneddoto, ci sono state varie rivoluzioni in questo film, soprattutto per quanto riguarda M, per esempio. No? Esatto, sì. E c'era Sonia Scotti, che è la doppiatrice di M, che era disperata. Era proprio disperata. Andava al leggio, sembrava che veramente ogni volta andasse a un funerale, perché lei alla fine sapeva benissimo come andava, come andava a finire. E quindi c'è stata questa sorta di... cercavamo quasi di consolarla, perché era talmente disperata e dispiaciuta di questa cosa. Non gliel'avevano detto poi all'inizio. Ah no? Non gliel'avevano detto all'inizio. Poi piano piano ha cominciato a subdorare qualcosa, capito? E alla fine, quando è finito il film, quando appunto c'è stata la scena finale in cui lei muore... ho visto una lacrimuccia, quindi. Ah, si è emozionata. Beh, sì, insomma, è uno di quei personaggi anche per lei, insomma, importantissimi. Sì. Lei ha doppiato M per tantissimi film, sì. Quindi la capisco, la comprendo. Ci si immedesima giustamente anche nell'interprete, assolutamente. E quindi questa è stata la cosa che è triste da un certo punto, però è divertente da un altro. Ma come fai a staccare a microfono e dare un timbro vocale così diverso? Perché sì, tu sei Francesco Prando, sto parlando con te, sto parlando con la voce di James Bond. Ma che tecnica è? Spiegaci, perché giustamente io, sai, anche io non sono un esperto di... Il doppiaggio è una specie di magia. Non c'è una tecnica. Cioè, noi ci troviamo di fronte per la prima volta magari a un attore, lo vediamo e esce quella voce. Ah, ecco, perfetto. Sì. Io sono uno che si attacca abbastanza a tutti i personaggi che fa, però ovviamente la voce è questa. Certo, sì, però è un tipo di impostazione, è un tipo di, non lo so, come si fanno le pause, come si prendono i fiati, se si mette la voce più di diaframma, si tiene più di gola, quindi si tiene più basso, si tiene più alto. Ma quello, sì, magari c'è il direttore che ti dice no, magari tiella un pochino più basso, tiella un pochino più alta, attento, non timbrare troppo. Quindi anche sulla voce c'è ovviamente una ricerca. Okay. Però per noi è quella, cioè la voce che esce da noi è quella che noi crediamo più giusta per quel personaggio in quel momento. Certo. Quindi non c'è una tecnica, c'è un è istintiva. Sì, assolutamente sì. E in questi giorni qui stanno andando in onda una serie televisiva di grande successo, Following, dove tu doppi Kevin Bacon. Esatto. Ecco, e qui anche lì è un'altra cosa, cioè lui è un personaggio con molto complesso, un personaggio che ha un pacemaker, quindi ha problemi anche di fiati, un introverso con problematiche enormi, alcol, realizzazione, cioè tante cose, no? Quindi c'ha questo struggimento e questa oscurità dentro di lui. E quindi anche lì si vede, si cerca, in questo caso con Rodolfo Bianchi, che è il direttore della serie, prima insieme e poi piano piano, come ti dicevo, magari i primi anelli sono di assestamento, di ricerca, e poi scatta qualche cosa, quindi si trova. E l'emissione, per esempio, che io ho rispetto a Daniel Craig quando va su James Bond è completamente diversa. Questa è la meraviglia del nostro lavoro, cioè comunque essere messi sempre di fronte a delle sfide nuove, a dei personaggi diversi, con caratteristiche magari opposte. Magari ecco, la mattina faccio Daniel Craig, all'1:30 faccio Jim Caviezel, alle 4:30 faccio Flanders dei Simpson. Quindi però siamo proprio in tre mondi completamente diversi. È che è molto stimolante. Assolutamente. Grazie per essere stato buon grazie TV, a voi Francesco. E mi raccomando, amici, chi non è venuto allo Skyfall Weekend si è perso un grandissimo ospite, ma ci sarà, spero, l'occasione di che tu possa conoscere anche i nostri amici. Assolutamente. Di Le Serre. Va benissimo, grazie a te.